Sono Ada Manfreda, ricercatrice di pedagogia sperimentale all'Università degli Studi di Roma 3 a Scienze della Formazione e con me c'è anche Elisabetta De Marco, che è docente di pedagogia generale all'Università del Salento. Oggi insieme parleremo della Flipped Classroom come scelta didattica da poter praticare dentro i percorsi di apprendimento scolastici, cercando anche di fare dei discorsi generali e poi anche differenziati per diversi gradi di istruzione, ma soprattutto ci interesserà proporre un percorso di riflessione di strumenti per poter ragionare di una progettazione della Flipped Classroom che possa avvenire totalmente online alla luce dell'esigenza che in questi tempi emergente, cioè quella di dover lavorare a distanza, dover lavorare quindi mediante tecnologie online. Quindi cercheremo di declinare la Flipped anche dentro una modalità totalmente a distanza, perché possa essere un approfondimento utile per dare degli spunti utili ai docenti in questa fase di lavoro particolare che abbiamo dentro le scuole dei vari ordini e gradi. E, sicuramente partiamo da quella che è, diciamo, il senso di questo tipo di percorso. Innanzitutto, quindi, di che cosa stiamo parlando? Lo dice nel termine stesso, è l'idea di invertire completamente, no? Il lavoro che tradizionalmente viene fatto in classe, e quindi invertire cosa fa il docente e cosa fa l'allievo, invertire i ruoli se vogliamo in qualche modo, invertire anche la logica con cui poi vengono progettati i compiti a casa, il lavoro che lo studente o gli studenti devono fare per loro conto rispetto poi a quello che avviene in aula. Un tipo di metodologia didattica che certamente fa già di per sé uso, ricorre già a risorse digitali, e quindi questo poi ci può aiutare a capire come poi lavorare solo ed esclusivamente online. Certamente questa parte qui è un aiuto da questo punto di vista. Cercheremo oggi di capire come poi declinare anche il resto del lavoro che in realtà è visto ne nella declinazione classica, viene fatto in classe, in presenza, anche per gruppi, e quindi capire come rimodulare quest'altra parte qui, dovendo ragionare di un'attività totalmente online, totalmente a distanza. È interessante perché ovviamente c'è una dimensione laboratoriale importante in questo tipo di percorso, ed è interessante appunto l'inversione a cui facevo riferimento, cioè la possibilità di costruire apprendimento invertendo un po' il senso di un'attività classica, cioè quello di la presentazione di un argomento e poi il lavoro degli studenti su quella presentazione che il docente fa. In questo caso ragioniamo proprio della possibilità che siano gli studenti a presentare un argomento, che siano gli studenti a insegnare, a costruire un percorso di presentazione di argomenti, di illustrazione di un tema, di un problema, e che per far questo ovviamente abbiano necessità di fare tutto il lavoro preparatorio di studio in autonomia. E avendo quella possibilità di ricevere i feedback rispetto al lavoro che hanno svolto, proprio nel momento in cui poi hanno la possibilità di presentare il risultato del loro lavoro in classe agli altri allievi, compagni di percorso, al docente stesso, che ovviamente ha una funzione quindi poi di supporto, di supervisione, di facilitazione di tutta questa di questo lavoro. È certamente già in presenza una modalità di lavoro assolutamente interessante. Dicevo, utilizza le risorse online, perché il docente, proprio per far sì che avvenga tutto questo processo in fase preliminare, ha questo compito, no? Quello di preparare e creare tutti i presupposti utili affinché poi gli allievi possano lavorare in questo senso. Quindi non soltanto scegliendo l'argomento, proponendolo in classe, ma poi anche proponendo tutta una serie di risorse online, delle risorse anche eccedenti, anche necessario, quindi una varietà molto ampia di risorse,
Ciò anche per evitare che ci sia una dimensione meramente applicativa del lavoro poi che le vanno a fare, no? Cioè che ci sia una meccanicità dell'utilizzo di queste risorse che già sono sufficienti in un numero anche ridotto, e quindi si tratterebbe poi semplicemente di in qualche modo montarle e utilizzarle poi per fare le esposizioni. Quindi si tratta invece di dare delle risorse molto ampie, in cui l'allievo deve anche fare un lavoro di selezione, di analisi critica e quindi di estrapolazione anche di eventualmente elementi utili lasciandone degli altri, quindi materiali anche sufficientemente complessi ed ampi che devono richiedere poi una scelta anche originale da parte dell'allievo, dove magari il lavoro che produce un allievo o un gruppo può risultare anche diverso da quello che ne produce un altro, proprio perché le risorse possono essere utilizzate in modo molto, molto vario e anche combinate in misura diversa tra loro. Chiaramente c'è la dimensione proprio della costruzione poi in classe del percorso, e su questo, insomma, adesso ragioneremo con Elisabetta di come ovviare, diciamo, alla dimensione, all'assenza della presenza, e quindi come poi fare anche quest'altra parte della metodologia utilizzando gli strumenti online e quali. E in particolare poi lei ci porterà e ci illustrerà degli esempi concreti che ha costruito, due in particolare. Uno riguarda dei contenuti che sono propri della scuola secondaria di secondo grado, e un altro invece sono inerenti alla scuola primaria, in modo tale che possiamo riuscire anche a coprire due dimensioni, due contesti scolastici differenti, insomma, e quindi anche andando a vedere delle specificità maggiori. Questo per grandi linee come introduzione, quindi poi io vorrei darti subito la parola, Elisabetta, in modo tale che riusciamo anche ad affrontare tutti gli aspetti nel tempo che durerà, insomma, l'unità didattica. Poi Sì, eventualmente ritorniamo sulle cose, insomma. ti ringrazio Aria per la presentazione. Entriamo subito nel vivo della metodologia didattica della Future Classroom e anche su quello che è il quadro teorico a cui fa riferimento per questa metodologia didattica, no? E quindi facciamo subito rapidissimamente un accenno a come è nata questa metodologia e le esigenze da cui è nata. Sicuramente, diciamo, i padri sono considerati Bergman e Stanitz, che sono due docenti di chimica di istituto superiore del Colorado, che appunto avevano questa scuola in una zona rurale, dove vi erano abbondanti nidi di insate, e quindi spesso gli studenti si assentavano da scuola per esigenze legate appunto al clima. Anche su questo, diciamo, vediamo come possiamo già introdurre un parallelismo anche con la situazione che abbiamo vissuto, no? Una situazione esterna che impediva logisticamente a degli studenti di appunto frequentare il clima. Ovviamente era episodico questa situazione, quindi, diciamo, i docenti si organizzarono attraverso appunto la predisposizione di alcuni materiali che gli studenti potevano seguire a distanza. Quindi non soltanto la produzione stessa dei contenuti, l'organizzazione anche dei contenuti in un ambiente o comunque su supporti e poi successivamente in ambienti attraverso i quali gli studenti potessero poi fruire questi contenuti. Ovviamente da qui poi il passo è stato abbastanza veloce verso la formalizzazione di questo modello, che appunto fin dall'inizio del 2012, con appunto l'uscita di un testo di questi due studiosi, parla subito di flip, cioè di qualcosa di rovesciato. E qui troviamo già, introduciamo subito la prima questione, che è quella che hai detto anche tu, che hai raccontato anche tu, che è appunto quella dell'inversione di qualcosa, di che cosa sostanzialmente? Dei tempi e degli spazi della didattica, e anche però comunque, della metodologia. Dei tempi, che vuol dire? Che la FIPED prevede che gli studenti, in qualche modo, in classe, a casa lavorino su, e quindi studino delle risorse, dei contenuti, delle
delle dispense fornite ed organizzate dal docente che in classe invece facciano i cosiddetti vecchi esercizi, cioè si realizzi quello che è il momento applicativo degli apprendimenti, che è il momento in cui si fissano gli apprendimenti, che in genere nella didattica tradizionale è relegata appunto a casa, come noi sappiamo. Quindi c'è un'inversione del tempo, ciò che viene fatto per esempio prima, cioè la lezione viene fatta a casa prima e dello spazio, e c'è anche un'inversione, se così vogliamo dire, delle due dimensioni, che sono appunto la dimensione, o comunque diciamo il metodo diciamo tradizionale della lezione, e invece lo studio, che invece viene fatto nel momento di presenza. Ovviamente oggi ci troviamo in una situazione in cui la grande sfida è stata quella di in qualche modo riorganizzare questa metodologia per le esigenze che non erano più le esigenze del blend, perché mi soffermo un attimo su questa questione. In genere, diciamo, navigando un pochettino in rete, andando a vedere per esempio i dati del linguaggio educativo, ci dicono che l'assistenza di classe è una tra le metodologie più utilizzate all'interno diciamo, di quelle che sono le esperienze innovative realizzate nelle scuole italiane. La scuola, appunto, in questa situazione di emergenza si è trovata però in una condizione in cui la presenza, che comunque diciamo, un ruolo fondamentale in questa lezione, è venuta meno, per cui molti docenti hanno dovuto in qualche modo trovare e realizzare delle alternanze, non più alternando proprio la presenza, quindi con attività online, ma riportando questa metodologia completamente online. Quindi ovviamente hanno dovuto riprodurre questa alternanza, che comunque teniamo come fattore costitutivo della metodologia, anche in una situazione in cui la didattica era completamente trasferita. Quindi come è stata salvaguardata, come si salvaguarda? Quindi la sfida è capire se la scritta di Classroom in qualche modo è utilizzabile adottando la didattica a distanza. Quindi in modalità esclusivamente online, la scritta di Classroom cosa diventa? Questa è la domanda a cui noi cerchiamo di dare risposta, no? Ovviamente dobbiamo, quindi, dicevo prima, che ciò che va salvaguardato in questo approccio è l'inversione. Quindi sostanzialmente bisogna salvaguardare questo spostamento delle attività anche attraverso quella che è un'attività di progettazione di attività sia asincrone che asincrone, e attraverso attività che hanno scopo diverso, possono avere scopo puramente erogativo o scopo interattivo. L'alternanza noi la salvaguardiamo in questo modo, cioè predisponendo, progettando un percorso in cui si alternano attività sincrone e attività asincrone, e attività che hanno sicuramente uno scopo erogativo e quindi che prevedono da parte dell'utente e dello studente una funzione o comunque diciamo un approfondimento di qualcosa, invece attività interattive che riproducono in qualche modo quel momento laboratoriale di cui tu parlavi, a cui tu accennavi. Quindi noi facciamo un utilizzo delle tecnologie con finalità differenti in modo tale da differenziare i momenti del percorso didattico. In un caso appunto di tipo erogativo, quindi le piegheremo, utilizzeremo certi strumenti e comunque con questa intenzionalità, e in altri casi avremo delle sessioni interattive e quindi utilizzando strumenti idonei che consentano effettivamente che ci sia un'interazione, quindi un dibattito, un dialogo, un confronto tra i partecipanti. Esattamente, cercheremo di esattamente salvaguardare quella che è questa inversione in questo modo, e cercheremo anche soprattutto poi di capire quali sono, diciamo, quindi qual è la successione dei momenti, no? Cioè la feedback classroom prevede una pre-lettura, un pre-studio, una fase di che risponde a quella che è la l'autodocumentazione, potremmo dire, no? Quella che praticamente in termini tecnici si chiama una sorta di anticipazione cognitiva sul tema, no? E quindi ci consente di, dobbiamo comunque salvaguardare questa fase, vedremo poi in che modo, prevedere una fase
che è quella che corrisponderebbe alla presenza, una fase quindi che in qualche modo realizza quella che è il momento applicativo dell'apprendimento attraverso quelle che sono metodologie didattiche attive, oppure la didattica laboratoriale, oppure per esempio la costruzione di un progetto, quindi il lavoro diciamo, per gruppi, con tanti diciamo, accenni che faremo, che andrebbero poi approfonditi in sessioni ovviamente a parte, ma a cui accenneremo come cuore proprio della classroom, fino a poi al momento ovviamente della valutazione che diventa un momento molto più ricco, perché se io coinvolgo i momenti che sono di anticipazione cognitiva, abbiamo detto prelettura, prestudio, poi abbiamo parlato di momenti applicativi, quindi momenti di costruzione cooperativa del sapere, ovviamente la valutazione dovrà tener conto di tutta questa modalità, di tutte queste attività che abbiamo predisposto e quindi sarà una valutazione che si declina come autovalutazione, come valutazione fatale e quindi anche come valutazione poi formativa di tutto il percorso che è stato svolto e quindi anche recitando in appunto una prova finale o comunque in una valutazione dell'artefatto per esempio del prodotto multimediale progettato dal gruppo e così via. Comunque adesso facciamo qualche esempio così ci Esatto, segnala esatto. anche il Sì, percorso. se ci condividi, Ovviamente cerchiamo di vedere anche degli sì. esempi concreti applicativi. Da quale Allora, partiamo? partiamo Partiamo. da quello della scuola secondaria di secondo grado. Io adesso condivido lo schermo. Perfetto. Allora, Quindi vedete lo questo? vedo. Non lo vedi ancora, Ada? Ancora no, vediamo. Se lo carico, eccolo, lo vedo. Adesso sì. Ok, questo è ai docenti che sicuramente hanno frequentato Google Classroom, riconosceranno che è appunto una classroom predisposta dentro la Google Suite for Education. E come vedete qui io ho prestrutturato un corso che in questo caso ho chiamato, il nome del corso l'ho trovato in alto a destra. Io in questo caso l'ho chiamato Future Classroom, ho scritto un sottotitolo di appunto esempi, e qui vedete lo stream del corso. Che cos'è lo stream del corso? Lo stream del corso è la videata, la schermata iniziale che si apre quando appunto si accede in questo spazio. Come notate, in questa videata centrale io ho la possibilità di ovviamente attraverso questi pulsanti di comando di variare anche l'ordine delle risorse che ho inserito. Per avere però un'idea più chiara di quello che ho raccontato fino ad ora, clicco su Lavori del corso dove è possibile reperire insomma un pochettino la struttura delle classi virtuali dentro la Google Classroom. Quindi tenete presente per inciso che appunto nella finestra lavori del corso voi potete costruire l'albero in qualche modo delle attività che predisponete anche per appunto un intervento adottando l'approccio rovesciato e come vedete qui ho organizzato lo spazio esattamente seguendo un pochettino lo schema che vi ho raccontato. Vedete c'è una prima attività che ho chiamato prima attività ma come all'interno di questa prima attività sono presenti una serie di risorse. Il tema qual è? Questo è una classe organizzata sul tema disciplinare che è appunto quello della rivoluzione francese. E voi vedete che io non ho inserito un'unica lezione, non ho inserito per esempio una mia videoregistrazione o un mio audio sulla rivoluzione francese, avrei potuto anche farlo. Ma ho preferito in qualche modo selezionare delle risorse della rete che potessero in qualche modo sostituire, se così vogliamo dire, il mio intervento, per esempio, in una diretta. Spessissimo in questa situazione di emergenza i docenti sono stati in qualche modo impegnati in lezioni in streaming, cioè in diretta, in cui presentavano i contenuti direttamente, no, ai propri studenti attraverso una sessione, in questo caso dentro la Google Classroom di Meet, e
Ma in questa prima videata notate come invece la lezione è stata predisposta Durata. selezionando una serie di risorse differenti, quindi non è più un unico video, ad esempio, ma diventa un mosaico di video, come potete vedere. Abbiamo anche uno, sì, E abbiamo soprattutto, anche un. scusami Elisabetta, è una serie di risorse, anche abbondanti, non dicevo all'inizio su quel tema, che in questo caso gli studenti possono visionare per approfondire e studiare, diciamo, il tema, e tutta questa attività può avvenire in modalità asincrona, ok? Esattamente, sì, esatto. Quelle che voi vedete qui sono Però dei in video. modalità asincrona, no, consente di avere queste risorse qui e di demandare, di lasciare lo spazio libero anche nei momenti che gli studenti ritengono, insomma, di fruire questi materiali e di preparare poi quella che sarà il loro intervento invece interattivo da protagonisti, diciamo, se vogliamo, nella connessione sincrona che avviene poi in un tempo che viene stabilito, perché il docente poi sceglie quanto tempo lasciare, no, allo studente, agli studenti, per lavorare, e quando quindi ci si è invece sincrona interattiva, giusto? Esattamente, esattamente questo, perché come notate qui ci sono diverse tipologie di risorse, ci sono dei video, il primo video, quello per esempio di Rettore, è un video già organizzato, se riusciamo a vederlo, è già un video organizzato con appunto dei nuclei tematici, per cui è possibile fruire questo video attraversandola attraverso dei nuclei tematici organizzati appunto proprio nel sito di Rai Scuola. E quindi è possibile per esempio assegnare la visione, come poi dirò nella fase diciamo applicativa, nella seconda fase del lavoro, ad ogni sottogruppo di lavoro. Non è necessario quindi che ogni gruppo si veda tutto il video, ma posso appunto assegnare un pezzetto di visione di questo video ad ogni sottogruppo di lavoro. Così. Certo. Come pure, voi notate qui che io ho caricato non soltanto dei video, ho caricato una timeline navigabile. Gli studenti possono, ad esempio, ripercorrere o il video che hanno visto, o il testo che comunque hanno loro a disposizione, o comunque altri tipi di materiali che inserirò come docente attraverso una timeline. Alcuni studenti possono trovare utile, ad esempio, collocare gli avvenimenti su questa timeline interattiva. Che trovate qui già predisposta, considerate che questa io l'ho trovata, l'ho recuperata in rete, ma è prodotta da una docente, quindi ogni docente potrebbe anche produrre una timeline o addirittura produrre in modo, diciamo, quindi con i propri studenti una timeline come appunto esito di un percorso che ha realizzato con loro. Per cui pensiamo a quanti, non so se si vede la timeline in realtà, probabilmente no, però oppure guardiamo qualche altra risorsa, una definizione del termine di questo. Tutti questi materiali sono materiali fruibili, quindi al di là della presenza del docente. È ovvio che poi il docente, secondo quello che è il modello della FIP, interverrà nel momento invece che abbiamo detto essere il momento applicativo Quello che dell'apprendimento. Vedete, tu qui c'è una. stai chiamando esercitazione, giusto? Esattamente, esattamente. La chiamata banalmente esercitazione, ma qui dentro troveremo una serie, possiamo anche soffermarci come secondo momento, no, del percorso che ho progettato. Per esempio, dentro questa seconda sessione, quindi di lavoro, si trovano appunto, vedete che le icone anche cambiano, no? Non sono più semplicemente dei materiali fruibili, ma ci sono ad esempio dei compiti da svolgere. Vediamo, per esempio, nel primo caso abbiamo una raccolta di immagini su Pinterest con alcune immagini chiave sulla rivoluzione francese e gli studenti, prima di avviare un dibattito in streaming, quindi il momento dell'attività in diretta sarà un momento in cui il docente avvierà un dibattito con i propri studenti e ogni studente sceglierà un'immagine da cui partire per poter discutere nella sessione in diretta. Quindi vedete come questo è un insieme di immagini, quindi un sito che raccoglie delle immagini sull'argomento che diventa stimolo
per una lezione in streaming. La lezione in streaming su che cosa verterà? Quindi sulla navigazione, che gli studenti hanno fatto delle immagini, sulla scelta dell'immagine e sulla relativa spiegazione o comunque sul relativo confronto sulle immagini che sono state scelte. E quindi ovviamente il compito del docente sarà in questo caso di coordinare gli interventi, organizzare il dibattito, cercare di in qualche modo accompagnare gli studenti che magari hanno difficoltà nel formalizzare, no? Il tema a partire dalle immagini, potrà chiarire qual è il nesso tra il linguaggio utilizzato dall'immagine e la formalizzazione verbale che sta facendo lo studente, cioè nella situazione in diretta e quindi nella sessione di MIT che il docente organizzerà, non farà una video lezione su rivoluzione, ma porterà gli studenti, ascolterà i suoi allievi. Gli interventi a partire non da quella che è un'interrogazione, ma a partire da una scelta di navigazione delle immagini che ha messo a disposizione qualche giorno prima il docente in questa sessione. Quindi voi capite come anche in questo caso si capisce come in questo caso vi è uno spostamento, cioè l'attività in presenza cosiddetta, che in questo caso è sincrona, diventa interattiva. Sincrona ed interattiva. Quindi rispondente a quello che è il modello della struttura. Vedete poi ho inserito diverse attività, per esempio si può procedere si può far leggere ovviamente sempre in una sessione precedente a quella della diretta la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e si può anche in qualche modo predisporre un modulo di Google non per verificare che i ragazzi abbiano appreso la dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini dei contenuti, ma per esempio consentire attraverso quelle che sono domande a risposta aperta di esprimere per esempio la vicinanza che vi è tra questa dichiarazione e per esempio la nostra Costituzione e così via. Quindi pensando a un'attività che è appunto di compilazione di un Google Moduli, ma che può essere appunto anche poi oggetto di una lezione sempre in streaming, recuperando quelle che sono le risposte fornite appunto dagli studenti. E poi ho inserito ad esempio anche un lavoro di gruppo in cui praticamente divido gli studenti in gruppi di lavoro e praticamente a partire da questa scheda riflettono su quelle che sono figure e situazioni emergenti, no? Quindi ogni sottogruppo sceglierà una figura, per esempio quella dell'intellettuale, il nuovo modello dell'intellettuale, no? A partire da questo che è un PDF, non so se in realtà lo vedete, che ho inserito alcune domande chiave, quindi anche in questo caso gli studenti hanno un altro tipo di lavoro che possono realizzare, possono scegliere di realizzare. Così come dicevo prima, anche un confronto tra le due. Elisabetta, vediamo la terza parte, cioè quella della verifica. La terza parte, abbiamo detto, tu prima parlavi di eccedenza, no, dei lavori, di originalità, in qualche modo attività che io come docente predispongo e progetto per appunto favorire anche percorsi di acquisizione di quel contenuto che possono essere assolutamente originali. Qui trovate alcune piste di questo tipo, cioè in cui per esempio il docente chiede agli studenti di immaginarsi di essere un personaggio dell'epoca, di essere un giornalista. Ovviamente non lo fa così in maniera assolutamente sganciata dal fornire delle risorse, fornirà per esempio una pagina web in cui è possibile sapere quali erano i giornali pubblicati nell'epoca della rivoluzione francese, come si scriveva, si può accedere a delle fonti in cui vedere per esempio le immagini dei fogli dei giornali che circolavano all'epoca e quindi sostanzialmente far calare gli studenti in quello che è un
ruolo effettivo, effettivamente in qualche modo esistito, e quindi in qualche modo farlo rivivere attraverso un'attività quindi produttiva, quale può essere per esempio la costruzione di un piccolo foglio di giornale dell'epoca, che richiede ad esempio anche, che può richiedere anche il lavoro di gruppo, proprio perché ci sarà qualcuno che si occuperà dell'impaginazione, qualcuno appunto che si occuperà dei titoli, ovviamente seguendo quello che era lo stile dell'epoca e conoscendolo in maniera dettagliata. Ma altri artefatti che possono essere prodotti a seguito di un'attività di questo genere possono essere appunto quello che dicevo prima, la costruzione di una timeline interattiva, quindi arricchita non solo di date, ma di risorse multimediali per ogni data, che ogni singolo gruppo andrà a ricercarsi, che dovrà decidere, ogni singolo gruppo dovrà decidere quale inserire sulla base appunto di criteri che appunto in questo caso il docente fornirà, su quali siti in qualche modo scegliere o frequentare per poter in qualche modo selezionare le risorse, come organizzare la timeline, cosa mettere, mettere un suono, un audio. Questo tu scrivi, Elisabetta, i risultati saranno condivisi in una sessione di Meet, magari esattamente, diciamo questa cosa. Esattamente, tutti i risultati sono condivisi in una sessione di Meet, perché devo dire la valutazione deve essere, abbiamo detto all'inizio, una valutazione che tiene conto di tutta questa mole di informazioni, di materiali e anche di prodotti che sono stati realizzati. Utilizzeremo una sessione di Meet per la presentazione di questi prodotti multimediali e ovviamente anche per la condivisione di quelle che sono rubriche di valutazione del prodotto. Quindi cercheremo anche, faremo per esempio valutare il lavoro di un gruppo ad un altro gruppo, quindi valuteremo anche le competenze che hanno maturato i soggetti rispetto ad argomenti trattati da altri gruppi. E quindi avremo anche la possibilità di avere una valutazione più completa. Processi che sono molto interessanti anche dal punto di vista appunto dell'apprendimento e della formazione. Inneschiamo processi di covalutazione tra gli allievi. E di autovalutazione anche, quindi capacità di lettura, eccetera, oltre alla classica e più solida eterovalutazione che compie il docente rispetto ai suoi allievi, no? Quindi sì, una valutazione molto più ampia, nel senso che il docente potrà tenere conto della fruizione che hanno fatto sincrono dei materiali, della partecipazione nelle attività sincrone, delle modalità attraverso le quali hanno partecipato, quindi come hanno lavorato nelle attività interattive e poi anche come sono giunti a presentare i propri lavori, i propri prodotti, quindi tutta quella che è la dimensione, diciamo, comunicativa, no? Come viene comunicato il prodotto, come viene presentato, tutta la dimensione anche della valutazione, della covalutazione, come io valuto gli altri prodotti, io ho strumenti per valutare anche prodotti realizzati dagli altri, ho guadagnato quindi in qualche modo competenze anche riguardo appunto altri prodotti realizzati, quindi non è più semplicemente la valutazione di un contenuto, ma diventa una valutazione più omnicomprensiva, cioè una valutazione completa di tutto il percorso che è stato realizzato alternando attività sincrone e attività interattive. Elisabetta, perdonami, riusciamo a vedere l'altro esempio, quello della... Ho cominciato, sì, adesso condividiamo, interrompiamo questa condivisione, ok? Sì. Dovreste rivedermi in qualche modo adesso. E vediamo... Allora, adesso mi rivedete, ora passeremo a vedere invece un lavoro e una progettazione realizzata su l'ambiente Moodle per una scuola primaria. Quindi in questo caso tu hai utilizzato un'altra piattaforma che non è la Google Classroom ma è Moodle. Esattamente, sì, e vediamo come più o meno lo schema che io propongo è uno schema molto simile a quello che abbiamo visto nella Google Classroom, ma cambiando il tipo di piattaforma cambiano anche gli strumenti che si hanno a disposizione dentro, appunto, esatto.
Quindi condivido immediatamente lo schermo così. Sì. Ok, quindi stiamo entrando, questo è un tipico ambiente. Ora non lo vediamo, io non lo vedo ancora, quindi penso sì. Eccolo qua, perfetto. Questo qui è un tipico ambiente, ora lo vedete, è un tipico ambiente di Moodle. Qui trovate appunto la classe che in questo caso ho organizzato per voi. Vedete qui come cambia già, ovviamente questi spazi che possono essere personalizzati. Voi al massimo, come voi sapete, sicuramente i docenti lo sapranno già fare, cioè i docenti hanno la possibilità di personalizzare sia la Google Classroom che abbiamo visto prima, cambiando appunto gli sfondi, personalizzando quindi la classe dentro la quale gli studenti accedono, e anche in questo caso vedete una personalizzazione che io ho fatto per una scuola primaria, quindi mettendo qualcosa di colorato, di più divertente, e vedete che già nella predisposizione delle risorse Moodle prevede un forum in questo modo di presentazione dello spazio che io ho rinominato filo diretto con le mani. Pensiamo che appunto i bambini accedendo a questo spazio la prima cosa che insomma vogliono, dovrebbero vedere è sicuramente le loro maestre. Quindi in qualche modo ho predisposto uno spazio che è uno spazio in cui loro trovano direttamente la possibilità di comunicare con le maestre. Qui trovate anche Con la la mesa. presentazione. Sì, qui trovate le maestre mettono a disposizione anche il percorso. Pensiamo che in una scuola primaria i bambini si avvicinano a questi ambienti aiutati dai genitori. Quindi è importante, secondo me, la condivisione da parte delle maestre di qualche documento di progetto su come, ad esempio, far fluire questi materiali anche in assenza delle maestre, no? Perché è importante anche in questo caso che si valorizzi anche la presenza del genitore in questa attività, che è attività di accompagnamento anche, no? E che quindi Quindi, quel genitore abbia anche cognizione di causa di dove si sta andando, no? Quindi abbia la possibilità. questo è un tassello fondamentale nella didattica a distanza, perché dobbiamo pensare, soprattutto nella scuola primaria, ma io direi anche secondaria di primo grado, a momenti di condivisione del percorso con i genitori. I genitori in qualche modo accompagnano, almeno diciamo nelle prime, almeno all'inizio, nella fruizione di questi spazi e di queste risorse, per cui devono avere un'idea di come far percorrere ai propri figli questi materiali. Quindi vanno in qualche modo alfabetizzati anche i genitori all'utilizzo di questi spazi. Questo io lo so. Quindi il materiale che qui trovate è un materiale sulla progettazione didattica, su come è stato organizzato lo spazio e su come in qualche modo vanno accompagnati i bambini nella fruizione di questo spazio. Fondamentale, perché parliamo appunto di bambini. Perfetto, possiamo vedere Elisabetta degli strumenti diversi da quelli che abbiamo visto prima, così. Sì, noi qui abbiamo la dimensione per esempio delle quella che io chiamo la dimensione applicativa, qui trovate banalmente la scritta esercitazione, ma qui abbiamo subito l'incontro su Zoom, perché Moodle ha dei plugin, delle estensioni per fare delle video lezioni, Che si integra con Zoom. e Zoom può essere integrato, sì, esattamente dentro Moodle, quindi esiste un plugin e può essere integrato. Quindi, come vedete, i bambini hanno anche in questo caso delle risorse che io non apro per questioni di tempo, ma diverse da quelle che abbiamo visto prima. Ovviamente sono degli avatar che raccontano, sono delle classi virtuali ricostruite in cui c'è la maestra rappresentata sotto forma di cartone animato, ad esempio, in cui racconta la frase, come è distribuita, vabbè, insomma, non abbiamo il tempo di vederle, ma sono risorse ovviamente selezionate apposta per quella fascia d'età, quindi diverse da quelle che abbiamo visto. E poi, come vedete, l'incontro su Zoom è già nella seconda parte, quindi salvaguardiamo il cosiddetto, la pre-esplorazione dei materiali da parte dei bambini aiutati dai genitori, alfabetizzati questo, e in un secondo momento, che è il momento applicativo, possono vedere le loro maestre. Le loro maestre cosa fanno allora se non devono spiegare la frase? Perché in qualche modo la frase i bambini l'hanno già ascoltata da una maestra virtuale. In questo caso i bambini in questo secondo momento vedono le loro maestre in diretta su Zoom e le maestre però
in qualche modo li fanno esercitare utilizzando alcuni giochi interattivi online in cui si sentono ad esempio degli audio sulle frasi, e i bambini possono in qualche modo rispondere all'audio che ascoltano attraverso l'aiuto della maestra. Quindi la maestra farà fare un lavoro su forma di gioco, io faccio vedere magari ad esempio qualche gioco di questo tipo, così abbiamo anche un'idea. Ovviamente la maestra in questo momento sarà presente, cioè potrà aprire nella sessione di Zoom queste risorse che avrà predisposto e quindi potrà far giocare i bambini facendoli ascoltare in diretta questi audio e facendoli rispondere appunto se quella frase è completa, se va completata, quindi direttamente, giocando direttamente con questa app. Evidentemente la maestra è fondamentale, cioè non è il bambino in questo caso verrà aiutato, perché la maestra potrà capire se appunto il bambino ha avuto difficoltà in qualche modo prepararsi ed Ecco, esplorare le risorse di stiamo questo. vedendo Ecco, la vediamo qui, descrizione dello per schermo. esempio, la maestra quindi potrà in qualche modo far ascoltare degli audio. Ok, quindi i bambini dovranno in qualche modo riscrivere in diretta questa frase e dire se si tratta di una frase minima o no, e quindi la maestra non dovrà occuparsi di predisporre gli esercizi, utilizzerà già degli spazi predisposti con appunto una serie di risorse. Ne faccio vedere qualcun'altra, per esempio, vediamo questa qui, la squadra. Immagino anche che in una sessione in presenza la maestra possa in qualche modo far giocare i bambini a squadre, facendoli appunto, ora abbiamo un problema di connessione, c'è una particolarmente lenta questa app, probabilmente provo a chiudere. Non Noi si sente. proviamo. Credo che la connessione non sia molto, non Sì. ci aiuti molto a vedere questi materiali Sì, multimediali. vediamo la pagina. Vedere qualche Bello. esempio. Sì, molto bello, sì. Ok, per esempio, questo è per trascinamento. I bambini in diretta possono trascinare, proprio perché queste app sono online, possono Perfetto. essere utilizzate in modalità sincrona, possono far costruire, trascinando, vedete, Oggetti. trascinando queste parole, far costruire per esempio una frase minima, poi far aggiungere le espansioni, a partire da quella fruizione che hanno fatto a casa con i propri genitori e quindi occuparsi di tutta quella che è l'applicazione. Quindi fare Ottimo. per esempio il gioco a squadra. In questo caso, ora qui non è possibile vederla, ma Perdonami, ricordiamo l'app come si chiama per costruire questo esercizio, per esempio? l'app si chiama Learning App, che appunto ci Learning consente app. Ok. esattamente, ci consente di pulire un attimino, provo a spostarmi sull'altra schermata così abbiamo. Sì, questa si integra anch'essa con Moodle, no? Dialoga con la piattaforma. Sì, assolutamente. Noi, come vedete, noi abbiamo inserito tutte le risorse all'interno del In Moodle, Moodle. quindi non ci si muove da questo ambiente. L'ambiente è questo, No, i sono tante app integrate. bambini devono rimanere all'interno del proprio ambiente, devono vedere la propria maestra, che potranno vedere, ovviamente qui non abbiamo aperto la sessione di Zoom, ma la vedranno in un'altra destra, e la Sì. maestra e i compagni potranno contemporaneamente giocare all'interno della piattaforma attraverso questo spazio interattivo. E così via. Quindi ci sono questo stesso gioco all'interno, diciamo, di Learning App, è anche organizzato come ruota, per esempio. I bambini girano la ruota, capita la parola, e i bambini devono costruire una frase a partire dalla parola che capita nel corso, in maniera molto interattiva. Ricordiamo anche Elisabetta che parliamo di risorse open source, giusto? Quindi sono Tutto quello che open. vedete qui è open source, non soltanto, dico anche di più, che i docenti possono, attraverso il sito di Learning App, costruire dei giochi su misura. Io sono andata a selezionare quelli che già esistevano, però un docente che ha necessità di, che ha strutturato un percorso, ha anche l'esigenza di predisporre un gioco interattivo, facilmente con quel sito,
quel sito riesce a predisporre anche un gioco coerente con le attività o con i materiali che ha selezionato e che ha fatto finire nella prima fase. Quindi ovviamente si può personalizzare anche il gioco interattivo. Perfetto. Nella seconda fase, che è la fase della verifica, guardate, qui ho inserito sia un'autovalutazione, cioè il bambino può valutare attraverso dei semplici giochi, esatto, può autovalutarsi prima ancora che io in qualche modo valuti ciò che lui deve fare. Quindi gli faccio fare numerosi esercizi di autovalutazione. Moodle da questo punto di vista fornisce, diciamo, la risorsa quiz, ma anche la risorsa, per esempio, scelta, che è molto semplice. Per esempio, se io ho da verificare se il bambino ha appreso o non ha appreso frase o non frase, non ho bisogno di predisporre un quiz, che è uno strumento molto complesso. Posso utilizzare direttamente la scelta. Per esempio, la mamma mangia, la frase o non ha frase. Con un semplice clic il bambino si autovaluta se ha capito, quindi organizzando anche il feedback di quella domanda, se ha capito appunto se quella è una frase o una non frase. Così come pure c'è un gioco per comporre delle frasi minime o per riordinare le parole in una frase. E poi soprattutto uno spazio libero in cui il bambino può scrivere che cosa ha imparato della frase, quali sono quindi le cose che l'hanno incuriosito, quali sono i momenti del percorso che gli sono più piaciuti e così via. Per quanto riguarda la produzione di artefatti digitali, su questo io, Ada, ho inserito il bustare della classe perché Moodle dà la possibilità alle maestre di costruire con i propri bambini un glossario interattivo. Attraverso proprio lo strumento glossario, che lo vedete rappresentato in questa iconcina, questo è un glossario già, no? Che la maestra in qualche modo può avviare e che può far costruire i bambini attraverso l'inserimento di immagini. Non per forza devono scrivere una definizione, sappiamo quanto è complicato, ma possono inserire delle immagini, possono renderlo interattivo questo glossario, perché Moodle permette di fare questo lavoro, ma anche perché può essere interessante che siano loro a dare una versione rispetto a come possono autopercepito e autostrutturato un termine, e poi è interessante proprio gli eventuali aggiustamenti per arrivare magari ad una poi definizione. Esattamente, quello che in termini tecnici si chiama attività ristrutturativa, no? A cui diciamo in qualche modo il docente in questo caso accompagna anche noi nell'attività, perché c'è un'attività preparatoria, un'attività operatoria, questa che è propriamente ristrutturativa. Esatto, approssimarsi progressivo dell'allievo rispetto alle risorse che ha e che possiede già, e pian pianino che riaggiorna evidentemente, e poi fino ad arrivare alla messa a fuoco precisa del concetto. Magari ci tengo a sottolineare, Ada, che tra gli artefatti ho inserito solo il glossario, ma possiamo pensare ad esempio a un video, a una videonarrazione, a una piccola mappa da far fare ai bambini attraverso i loro disegni. Cioè possiamo pensare a una pluralità di artefatti digitali che in qualche modo possono essere previsti come esito di questo percorso così, diciamo, complesso che abbiamo predisposto. È ovvio che il docente dovrà essere, diciamo, in grado di accompagnare anche la produzione di artefatti digitali attraverso magari anche sessioni successive programmate per accompagnare anche la produzione di questi lavori. E quindi, diciamo, io interrompo un momento la connessione. Ritorna in visione. Così ci guardiamo in faccia. Io credo che, insomma, siamo riuscite a dare degli spunti interessanti. Hai costruito un percorso, secondo me, molto, molto ricco di elementi, insomma, che possono essere spesi operativamente in maniera molto immediata e diretta. Poi magari se ci sarà qualche richiesta di approfondimento di uno degli aspetti su cui abbiamo attraversato, siamo disponibili a raccoglierli, insomma, ad immaginare delle unità di approfondimento proprio sulla base delle esigenze che ci possono essere rappresentate dai docenti che fruiranno questi materiali. Per cui al momento, diciamo, siamo anche dentro più o meno i tempi che ci eravamo date per la durata di questa unità. Abbiamo fatto una carrellata molto veloce. Ogni strumento e ogni risorsa andrebbe approfondita, evidentemente, sia dal punto di vista
tecnico, cioè su come predisporla, che dal punto di vista proprio metodologico, cioè cosa fa fare, no? Come accompagnarla. E quindi su questo magari poi a questo argomento potremo dedicare poi altri approfondimenti. Certo, e grazie anzi per la tua disponibilità poi a eventualmente fare questi approfondimenti, insomma, laddove ci sarà una richiesta in tal senso. Va bene, quindi ci fermiamo qui, ci riaggiorneremo a prossime unità eventualmente, e nulla, un saluto da parte mia. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.